Allora, Antonio Callegari è una persona che poi mi ha dato anche una presentazione, ve la voglio leggere dopo, che già 40 anni fa vedeva avanti. Questo è uno dei primi quadri che lui ha realizzato ed è un dipinto olio su tela risalente appunto ad incirca da 40 anni o sono, ed è un nudo di donna che rappresenta la bellezza pura. Se voi vedete il quadro, Antonio vedeva avanti, vedeva 40 anni avanti. Potete notare come la donna sia libera da qualsiasi forma di... Insomma, era passata al centro estetico prima, ecco, diciamo così. Ed è stato veramente... vedeva avanti, assolutamente. Poi passiamo a quel che è il passaggio di Antonio verso la scultura. E quindi, sempre come donna, come soggetto principale, abbiamo questo vaso in terracotta che tra l'altro è esposto anche in ingresso sotto a un bel mazzo di mimose, gentilmente offerto dalla Baia Fiorita, che ha anche poi abbellito il nostro palco. Ho sentito l'applauso partire o ho capito male io? Come vedete, anche questo vaso in terracotta rappresenta la donna nella sua bellezza in mezzo alla natura. E adesso vi voglio presentare un'altra opera. E qui c'è proprio l'evoluzione di Antonio, dove mette assieme la pittura e la scultura. Infatti il quadro denominato Madre del Redentore è posizionato su una cornice che ha intarsiato lui. Questo quadro, dal titolo appunto Madre del Redentore, è un quadro che è stato esposto a un concorso a Vicenza. L'idea del dipinto nasce dal racconto di alcuni fatti cruenti che erano accadute in una guerra, fatti che purtroppo avvengono anche adesso. Ve lo dico in maniera diversa, perché poi quando siamo andati a prenderlo, il buon Antonio ce l'ha un po' spiegato, no? Allora, lui ha partecipato a questo concorso l'anno precedente alla realizzazione di questo quadro. E lui fa così, lui dice: io le cose le faccio perché me le sento, ma non è che me le sento, io già le vedo, e quando una cosa la vedo la realizzo. E ha fatto sto quadro, che non è questo qua, e vince il primo premio in questo concorso. Però succede che uno dei limiti di questo concorso erano le dimensioni, e quindi gli altri che concorrevano al premio si sono un po' arrabbiati, hanno un po' litigato su questo, dicono: questo non doveva neanche partecipare e vince anche il primo premio. Allora, a memoria di questo, l'anno dopo, Antonio, che è un artista, un genio, fa questo quadro e lo presenta, senza spiegare però bene cosa questo quadro poteva dare. Allora, rappresenta la donna, madre del Redentore, ed è sostanzialmente la descrizione della donna in tutta la sua essenza, no? È la cosa che più invidiano i maschi alle donne è il fatto di poter essere, di poter generare, e quindi già di per sé è una bellissima opera. Ma aggiunge una cosa e dice, c'è scritto qua: la gioia dell'attesa è non sapere cosa ci sta dietro. E cosa fa? Quando noi eravamo già, io e il direttore artistico, eravamo già particolarmente affascinati dal quadro, fa questo. E ci mostra un'altra opera. Potete applaudire. Ed è
è rientrato nelle dimensioni e non ha messo limiti alla sua arte. E qui rappresenta cosa? Rappresenta una donna che spacca, rompe la croce che teneva un bambino. Quindi la donna prima genera e dopo protegge la creatura, quindi va a spezzare appunto la croce che imprigionava questo bambino. Al concorso gli hanno detto: ma perché non ci hai detto che si poteva aprire? L'avresti vinto tu? E lui, però lui è così, è come tutti gli artisti, e abbiamo visto qualcuno qua che cantava prima, sono un po' matti, ok? Quindi... E dopo io vorrei passare alla quarta opera, che è un po' la sorpresa. Anche questa è stata un po' una battaglia, no? Perché gli artisti poi hanno come caratteristiche che sono abbastanza gelosi delle proprie opere. E un po' di tempo fa Antonio si è sentito di fare un'altra cosa. Lui ha un'idea di quello che è che la natura e quello che siamo noi uomini. Secondo lui tutti noi siamo tempio di Dio. E questa idea del tempio di Dio ha continuato a girargli in testa e ha visto l'opera da fare. Ha aspettato il momento giusto e si è fatto portare un tronco d'albero abbastanza grande. San Francesco, tempio di Dio, infatti è raffigurato col bambino Gesù in braccio, e nella situazione in cui lui si sente realizzato, perché è dato dalla natura, quindi qui c'è un ramo d'albero con gli uccellini, un topo, perché quando lo stava scolpendo c'era un topo che girava e quindi ha voluto mettere anche quello. San Francesco che mira al cielo, perché si è realizzato completamente, diventando tempio di Dio. Lui lo vedeva così e quando è arrivato il tronco giusto ha realizzato questo. Avete modo di vedere? Qui ci ha detto che quando scolpiva, ogni volta che partiva un pezzo di legno, la cagnolina rincorreva il pezzo che cadeva. Allora si divertiva a scolpire da una parte e dall'altra, proprio per giocare con il cane. E quindi è sempre un avvicinarsi alla natura, al mondo animale. E in questo poi mette... avrete modo di vederlo, dietro ha rappresentato un lupo che è la fonte di pericolo, che però San Francesco ormai si è messo alle spalle. E a completare tutto questo vi leggo quello che Antonio ha scritto di sé. Si sa che è passato ad altra vita nell'anno 3000, è uno che guarda avanti. Non si hanno notizie precise, dicono che sia vissuto con la moglie in un maso attorniato da pascoli a quota 3000 metri. Si è dedicato interamente all'agricoltura, a mucche, capre, cani, pittura,
scultura. Fra la mungitura e la raccolta del fieno preparava la legno per l'inverno. Disegnava e scolpiva ciò che vedeva e che si immaginava. Della sua vita prima dei pascoli alpini si sa poco o nulla. Quando gli ho detto cosa devo dire alle donne, agli uomini che sono presenti quella sera che faremo delle tue opere, ha detto: digli che se fossi stato in vita li avrei salutati tutti. Antonio Callegari, detto Tony.